Eccoci con il tecnico Cudini, perché nel primo quarto d'ora l'Andria era molto ben messa in campo, ha prodotto anche una bella qualità di gioco, poi però il Pescara alla prima ripartenza vi ha fatto male. Sì, credo che sia la giusta interpretazione di quello che è stato poi il primo tempo, i primi 20 minuti. Sì, eravamo messi abbastanza bene a livello di non possesso, abbiamo limitato molto il Pescara e abbiamo provato a creare qualche situazione soprattutto sugli esterni. Non siamo stati bravi e incisivi forse a creare quel presupposto decisivo per poterla sbloccare, questo sì, poi come spesso ci capita in questo campionato nella prima occasione siamo stati castigati dalle qualità che hanno poi i giocatori del Pescara, quindi di transizione e di tecnica. Questo ci ha un po' scombussolato i piani e sicuramente a livello mentale per noi in questo momento andare sotto è un macigno, quindi però dovevamo reagire meglio, dovevamo cercare di creare ancora qualcosa in più. Abbiamo creato pochissimo e questo forse è la cosa che mi dispiace di più. Lei ha toccato un tasto secondo me importante, forse con troppa facilità il Pescara nel ripartenza arrivava dentro la vostra area, troppo facile? Beh sì, questo ha evidenziato, il campo ha evidenziato anche questo, in transizione sicuramente siamo una squadra che si apre molto e quindi in alcune situazioni dobbiamo essere molto più bravi nella lettura individuale, però le caratteristiche del Pescara le sapevamo, ma a volte se non interpreti bene la partita oppure se commetti alcuni errori sicuramente li paghi, quindi questo lo sapevamo e ci siamo cascati tra virgolette sulle qualità che poi sono quelle di Cuppone, che quando attacca a profondità è devastante. Chiedo l'ultima cosa, perché poi deve andare via Cudini. La settimana scorsa ha giocato con il Catanzaro, risultato ampio. Questa sera con il Pescara mi fa un confronto tra le due candidate? Ma due ottime squadre, sia individualmente che di collettivo. Il Catanzaro forse ha qualcosina in più come conoscenza di squadra, visto che sono insieme da 2 anni quasi, e anche come modo di interpretare la partita. Quindi, però devo dire che il Catanzaro per un modo, il Pescara per un altro, credo che sono due squadre che fino alla fine si giocheranno un posto forse per salire di categoria, quindi sono due ottime squadre, ci hanno fatto un'ottima impressione, soprattutto il Catanzaro ci hanno imposto di giocare nella nostra metà campo, cosa che forse oggi un po' meno il Pescara ha fatto.